Hai il nome e cognome uguali a un personaggio famoso? Ma che l'invidia è una brutta bestia, eh? Lo Zoo di 105 presenta Omonimia. Gli omonimi. Che forza! Omonimia. Volete spegnere quel dannato apparecchio? Gli omonimi. Ma è possibile che non riesco mai a trovare De Robertis? Io voglio parlare col mio direttore e non riesco mai. Pippo, per favore, chiamami tutti De Robertis, grazie. Sì, pronto? Pronto De Robertis? Sì. Era ora che la trovavo. Allora, io avevo chiesto anche a Liliana, no? A chi? Liliana, cioè in realtà prima a Eleonora Capostagno. Per avere un colloquio con lei, perché... Ma chi sei, scusi? Sono Alan, salve. Chi? Alan, lavoro per lei, sono quello che va in onda, no? Con quello mezzo pelato e quello con le macchie. Sì, ma sono... ha sbagliato il numero. Comunque, vabbè, glielo dico veloce. Io capisco che lei si arrabbia ogni tanto perché uso dei termini che non sono giusti. Però ficcare non è una parolaccia, capisce? Cioè, ficcare si può dire. Perché uno ficca, qual tipo la moneta. Se io dico ieri ho ficcato, non è che ho detto ieri ho... capito? Ma io non riesco solo a capire niente, per scusa, abbi pazienza. Ma lei chi cerca? Era un bravo speaker, ma in realtà il comunicatore fa cagare adesso. No! No! Pronto? Pronto, signora De Robertis? Sì, con chi parlo? Sono Alan Caligiuri, salve. Sì. Allora, le devi dire una cosa a suo marito, no? Che a me non avere la foto sul cartellone non mi sembra giusta, capisce? Nei miei confronti, più che altro. Con quale ha parlato? Con mio marito sì, ha parlato? Alan sì. Caligiuri. C'è suo marito? Sì, aspetti un attimo. Grazie, grazie. Alan Caligiuri dice che non avere la foto sul cartellone. Alan Caligiuri. Ma scusi, ma lei chi sarebbe? Alan Caligiuri? Alan Caligiuri mi conosce comunque, per forza. Perché lei dov'è? A Messina? Mi fa parlare un attimo con De Robertis? Ma no, mi scusi. Cortesemente? No, ma mi dica lei dove sta. Vabbè, ma se non mi vuole parlare ogni volta fa così. Cioè ogni volta sì, chiedo alla Capostagno, posso avere un colloquio? Mi dice alla di no. A chi? Alla Capostagno. Capostagno. Eleonora, Popi Popi. Ma che sta dicendo? No, signora, veramente, adesso se non vuole parlarmi avrà i suoi buoni motivi, ma vorrei anche sentirli, ma capisci? Io sto parlando con mio marito, ma non conosce nessuno Alan Caligiuri. Come fa non conosce? Lo so, infatti. Questa fotografia dove la dovrebbe In questa radio fanno tutti finta di non conoscermi. Pure faccio 882 blocchi. Ma vado in diretta e non mi sembra giusto. 182 blocchi, ma lei sta dando numeri. Comunque, le dica al direttore che non può trattarmi così, per favore. Non aspetti può. Un attimo che glielo passo. Grazie. Oh. Pronto? Allora, io la capisco che lei non vuole ricevermi, ha perfettamente ragione. Io sono l'ultimo arrivato, può fare quello ma che vuole. Ma che cosa, scusa? Lo sa benissimo. Ma e la foto nel cartellone? Mi sembra la cosa più importante. Perché lo faccio anch'io lo zoo. Lo zoo? E ci sono tutti, ci sono. C'è gente col cappellino, cose. E io non ci sono. No. Quindi? Me la mette la foto sì o no? Dopodomani. Promesso? Dopodomani, sì. Dopodomani mette la foto del cartellone. Quindi cambiamo le foto e ci sono anch'io? Perfetto. Amici come prima, direttore. Buonasera. Arrivederci. Pronto? Pronto? Chi è lei? Alan! E chi è Alan? Lavoro lì in radio! Ai raggi? Mi deve spiegare per quale motivo lei si nega sempre nei miei confronti. Cioè, ma lei sta scherzando? Se io la faccio cagare. Ma io non la conosco proprio, non so nemmeno chi è. Mi lascia a casa, ma non mi tiene sulle spine così. Ma sa dire, io sono pensionato, non lavoro. Sono anni che dovrebbe andare in pensione ancora qui lei, eh? Chi è? Alan. Certo che appena sente il nome Alan, no, c'è niente da fare, eh? Ma anche arriveranno i calabresi, arriveranno. Pronto? 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 Signora? Pronto? 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 Chi parla? Sono Alan, signora, salve. Salve? Salve. Dovrebbe velocizzare un po' la voce, no? Cosa dice? Ma io non so se vi conosco. No, lei non mi conosce, mi conosce suo marito. Mio marito? Sì. Mio marito manca da 20 anni. Minchia. Sì? Sì. Ecco perché forse non mi vuole mai dare un appuntamento. Io forza!
Omonimia. Volete spegnere quel dannato apparecchio? Gli omonimi. Scusa, scusa Angelo. Vai, vai, continua, scusa, ancora. Perdonami, in ginocchio, non fossi in te in ginocchio. Scusa Angelo, sei il miglior direttore che io abbia mai avuto. Anche se è leggermente decomposto, ultimamente perdi i capelli. Assolutamente, per me è bellissimo, è un uomo fantastico, io adoro lavorare in questa radio, ti prego, è solo uno scherzo, prendilo come tale, e comunque è tutta colpa di Mazzoli perché mi ha detto lui di farlo. Quindi sei tranquillo del fatto che non c'è la tua foto dentro il cartellone dello zoo? Ma non ci deve essere. Se posso finisce. Dire quella parola che hanno bippato? No, non puoi, perché c'è quella suora mancata della Capostagno che bippa ficcare. Bippa ficcare, non si può più dire neanche ficcare. Ficcare. Posso? Vai, prego. Angelo, se non mi metti questa cazzo di...